14ª edizione della Festa dell'Accoglienza. Matteo Agnusdei è nato a Casalnuovo Monterotaro il 14 maggio del 1941. Fino a 10 anni ha abitato con i suoi genitori, il padre Giuseppe e la madre Maria Giacinta Perrotta, in via Luigi Zuppetta numero 65. I suoi primi 10 anni Matteo li ha trascorsi molto felicemente a Casalnuovo e le radici cresciute in questi anni non sono mai state recise. Matteo Agnusdei ha conseguito la laurea in ingegneria mineraria nel 1972 dell'Università degli Studi di Bologna. Dallo stesso anno è iscritto nell'albo degli ingegneri della provincia di Foggia, il numero 469. Dal 1973 Matteo Agnusdei è responsabile della sperimentazione del laboratorio GEPI di Foggia. Laboratorio prove su minerali da costruzione, diagnosi delle strutture, indagini sul suolo, sulle opere stradali, sulle dighe. Dal 1983 è direttore responsabile del laboratorio terre della GEPI di Foggia. 1982 direttore tecnico della Ingeo di Foggia, specializzata in geognostica, consolidamento del suolo, opere speciali di fondazione e contenimento. È stato consulente geotecnico dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato su opere varie. È stato consulente geotecnico dell'Amica, azienda municipalizzata di Foggia. L'incarico della ASLA Foggia 3 ha collaborato con il professor ingegner Remo Calzona di Roma per la realizzazione del progetto di consolidamento monoblocco ospedali riuniti Foggia. Ricoperto l'incarico di consulente geotecnico della provincia dei frati minori Cappuccini. È stato componente dell'ufficio del piano del comune di Foggia. Incarico dell'Istituto Case Popolare di Foggia, ha redatto il progetto con la direzione dei lavori per la realizzazione di 78 alloggi e box. Ha redatto il progetto con la direzione dei lavori del Centro Sociale per l'Infanzia, con annessa sala polifunzionale di Casalnuovo Monterotaro. Opera benefica a favore dei terremotati del 31 ottobre 2002 della Lions Club International, inaugurato il 6 gennaio scorso. Ha redatto il progetto con la direzione lavori e calcoli per il consolidamento del centro abitato via Armando Diaz e via Enrico Fermi nel comune di Casalnuovo Monterotaro come capogruppo RTP. In Roma. Nel 2004 ha redatto il progetto con la direzione dei lavori per il restauro e consolidamento della nostra chiesa parrocchiale, intitolata ai Santi Pietro Nicolò Vescovi. Ha redatto il progetto preliminare per il restauro e consolidamento della chiesa Santa Maria della Rocca in Casalnuovo Monterotaro per l'importo di 800.000 euro. Inoltre, l'ingegnere Agnusdei ha effettuato numerosi collaudi di opere pubbliche di notevole interesse. È stato assessore ai lavori pubblici del comune di Foggia. Per questi motivi, per la sua valida opera professionale e culturale, che ha impregnato di sani e qualificanti valori la sua attività a vari livelli, per la sua figura di uomo, tecnico e amministratore, ligia al dovere e al senso della famiglia, ancora oggi un esempio per tutti. L'amministrazione comunale, l'associazione Festa dell'Accoglienza e la comunità tutta di Casalnuovo Monterotaro è onorata di annoverare oggi l'ingegner Matteo Agnusdei tra i cittadini illustri che hanno portato e portano il nome del nostro paese alto in Italia e nel mondo. Antonio illustro la comunità che l'hanno reso nel mondo, Casalnuovo Monterotaro, nome a questo dottore.
sono profondamente onorato di poter essere annoverato fra i signori, fra i ragazzi di Casalnuovo Andretano, che pur avendo lasciato da giovane, da piccoli forse, il paese, hanno comunque lasciato radici, costruito qualcosa che li ha portati sempre indietro. Vuol dire che il paese attira, vuol dire che l'origine non può essere dimenticata. Io non mi sono mai sentito foggiano, pur stando a Foggia da 50, da 60 anni, a Casalnuovo solamente da 9 anni. Io sono casalnovese, ho avuto la fortuna, dopo lo sfortunato terremoto, di poter dare qualcosa della mia attività, e l'ho fatto con grande soddisfazione, con grande trasporto, perché facevo qualcosa per il mio paese, che ho sempre amato, voluto bene e che non potrò mai dimenticare.